Buongiorno dall'Open Day Evolution Travel di Napoli, siamo in compagnia di Laura Lombardi, una consulente Evolution Travel entrata in Evolution dal 2010, nonché organizzatrice proprio di questo evento, questo weekend di formazione. Laura, parlacene un po', com'è nata l'idea? Allora, l'idea è nata l'anno scorso perché al sud, diciamo così, siamo non tantissimi promotori, o almeno stiamo diventando tanti anche al sud, ma è una cosa più recente, e si fanno pochi eventi per raccogliere, insomma, da Napoli in giù. Per cui è nata questa idea per riuscire poi a venire incontro anche alle esigenze di tutti quelli che magari non riescono ad andare, no, al di sopra di Roma, di Bologna, e c'è sempre la nostra voglia poi di incontrarsi, di vedersi un po' negli occhi oltre al lavoro quotidiano. E quindi è nata appunto da tre consulenti, tutte e tre viviamo al sud, e ci siamo chiesti quali potevano essere gli argomenti tra promotori vecchi e promotori nuovi che potevano diventare di interesse per la formazione e per, diciamo così, anche estrapolare problematiche quotidiane. Come si organizza questa 2 giorni? Allora, diciamo che l'incontro iniziale è proprio legato agli argomenti, e quindi abbiamo anche utilizzato il network per inviare un sondaggio a tutti i promotori in modo tale da capire se c'erano degli argomenti in particolar modo legati alla nostra operatività, quindi dalla gestione proprio dei prodotti piuttosto che la pubblicità, il marketing. Quindi abbiamo fatto un piccolo sondaggio da cui sono venuti fuori, diciamo così, degli argomenti che volevano essere approfonditi. E da qui siamo partiti cercando prima cosa anche degli ospiti, e quindi magari dei tour operator, dei nostri fornitori che potessero intervenire in modo tale da dare anche una panoramica extra network, quindi anche far interfacciare i nuovi promotori con quelli che sono poi i fornitori con cui noi lavoriamo tutti i giorni. E poi, diciamo così, ci è piaciuta anche l'idea di invitare qualche esponente del network che si occupa di marketing, di pubblicità, di argomenti, diciamo così, che sono poi il nostro pane quotidiano, in modo tale da sviscerare anche direttamente con dei personaggi che magari sono noti soltanto di nome, magari nessuno mai li incontra, di sviscerare degli argomenti un po' più caldi, Certo. diciamo. Qual è il valore di queste giornate per, ad esempio, una persona che ha iniziato l'attività da poco, secondo te? Allora, il valore secondo me è enorme. Perché? Perché chi ha iniziato questa attività da poco si ritrova spesso, dopo i primi giorni di formazione, si ritrova a casa da solo di fronte a un computer. Per cui incontrarsi, incontrare quei colleghi di cui magari un po' sente parlare o magari ha avuto modo già di interfacciarsi solo telefonicamente, dà molta sicurezza. Almeno io mi ricordo, no, 7 anni fa, quando ho cominciato, che i primi incontri mi hanno consolidato sia come figura un po' all'interno del network, quindi come promotore, sia poi mi ha dato la possibilità di creare quei legami che poi fanno la tua rete, sia lavorativa ma anche emozionale, dico io, no? Certo, sociale, diciamo Sociale, sociale. esatto. Dacci una piccola anteprima. L'Open Day Napoli non è ancora terminato, ma quali sono stati i primi riscontri che hai ottenuto da chi ha partecipato? Allora, devo dire che anche quest'anno, come l'anno scorso, abbiamo avuto prima cosa secondo me, una buona risposta, anche da colleghi lontani, quindi abbiamo avuto dei colleghi da Milano, insomma, abbiamo avuto una bella risposta. Le persone sono molto contente perché
siamo riusciti, come anche l'anno scorso, avere degli ospiti esterni che hanno dato un valore aggiunto, secondo me, alla formazione, perché hanno anche un po' spiegato le dinamiche lavorative che sono dietro un tour operator. E questo piace molto, perché dà, secondo me, ai vecchi, diciamo così, rispolvera certe cose che magari poi nel tempo, no, si oscurano un po', e ai nuovi dà la possibilità di avere delle nuove cose da portarsi a casa. E sono molto contenti di incontrarsi, di incontrarci, quindi io noto che c'è questo desiderio, finalmente ti vedo, che bello, esisti, così. E poi comunque la location piace. Venire a Napoli, abbiamo scoperto che fa piacere a tutti, c'è qualcuno che ha allungato un po' il weekend. Bene. E quindi sono contenta, anche quest'anno è stato bello, è stato positivo. Bene, appuntamento al prossimo Open Day Evolution Travel, grazie a Laura Lombardi e agli altri organizzatori.